Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Come sempre, spazio al tempo, luce sui principali fatti ambientali. Molte le notizie quest'oggi, sia dal punto di vista meteorologico, dove cercheremo di capire anche che tempo farà il giorno di Natale. Continueremo ad approfondire il tema dei Maya e poi molto altro. Iniziamo dal sommario. Torna il sole, ma anche il freddo al centro-sud. Insistono le nebbie al nord. Tra giovedì e venerdì, nuova veloce perturbazione con neve a bassa quota al nord. Nel weekend, alta pressione in arrivo e temperature in aumento. Ad una settimana esatta dal Natale, sveleremo le prime tendenze meteo. Molti sognano una notte di Natale con la neve. C'è qualche possibilità che ciò accada? O saranno accontentati gli amanti delle temperature più miti? Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha quasi raggiunto l'adesione di 50 nazioni. Obiettivo: ridurre di mezzo grado l'aumento delle temperature entro il 2050. Che cosa dice esattamente il codice di Dresda? Uno dei pochi scritti in lingua maya ancora esistenti che ci mostra i cicli di Venere e l'eclissi di Sole e Luna. Ne parliamo con il professor Antonio Aimi. E oggi ci sono ancora gli ultimi rovesci al sud, domani ancora instabilità, vedremo poi fra pochi minuti dove, però intanto ci è arrivato un video in redazione, guardiamolo insieme. Riguarda una tromba d'aria che ha colpito esattamente la cittadina di Palombara Sabina, che si trova in prossimità di Roma. Guardate qui, questo è un video amatoriale che ci è stato segnalato in redazione, la vedete proprio in fondo, la tromba d'aria sulla destra. È stata parecchio intensa, però non ci sono state vittime, qualche danno ovviamente a causa della forza del vento, ma il tempo che ha colpito la costa laziale, non solo, anche in Toscana, dove ci sono stati intensi temporali e anche grandinate. Adesso colleghiamoci dunque con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera per vedere nelle prossime ore che cosa ci aspetta. A te Davide, buonasera. Buonasera a tutti. Ebbene, è migliorato nettamente il tempo su tutto il versante tirrenico, rimane un po' instabile al sud e soprattutto lungo il versante adriatico, così come nella giornata di domani, quando arriverà dell'aria più fredda proveniente da est, che apporterà un ulteriore calo delle temperature su tutte le regioni centro-meridionali. Ancora un po' di instabilità proprio lungo il versante adriatico, quindi parliamo delle Marche, l'Abruzzo ed il Molise. L'alta pressione invece rimane in pieno Atlantico e su parte della penisola iberica, ma qua vedete una nuova perturbazione che tra giovedì e venerdì apporterà un nuovo peggioramento su quasi tutta la nostra penisola. Ci concentriamo quindi sul tempo che farà domani, andiamo a vedere dove ritroveremo più nuvole e piogge. Come detto, ancora un po' di instabilità lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali, con però un miglioramento soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria già a partire dalle ore centrali della giornata di domani, martedì. Eccolo qua, vedete, arriva un nucleo di aria più fredda proveniente da est che apporta molte nuvole lungo il versante adriatico, con dei rovesci anche in Puglia. La neve cadrà fino a quote collinari. Al nord invece ritroveremo ancora tempo stabile ma nebbioso, quindi molta nebbia in Valpadana. Le temperature aumenteranno leggermente di 1-2 gradi durante le ore centrali della giornata. Bel tempo, migliora anche sulle Alpi, anche sul versante estero, con temperature in calo. Sulle regioni centrali, come abbiamo detto, bel tempo, tanto sole sulla Toscana e sul Lazio, qualche rovescio vedete tra le Marche, l'Abruzzo ed il Molise, con quota neve collinare su queste zone. Anche al sud qualche rovescio in arrivo tra la Puglia, anche in Basilicata, ultimi rovesci mattutini sulla Calabria tirrenica. Attenzione al vento che soffierà ancora piuttosto forte proveniente da nord-ovest. Bel tempo invece domani sulla Sardegna, ultime incertezze sul nord della Sicilia, temperature in lieve calo. Grazie Davide, siamo in attesa di un nuovo peggioramento per la giornata di giovedì, dopo vi daremo i dettagli. Intanto però rimane ancora pericolo valanghe sulle nostre Alpi, pericolo marcato. Allora ricolleghiamoci con Davide per un doveroso approfondimento. A te Davide. Sì, proprio così, abbondante l'innevamento su tutto l'arco alpino, ma anche il pericolo valanghe rimane marcato su quasi tutte le Alpi. Lo andiamo a vedere anche con l'aiuto del cartello che ci mostra il pericolo previsto per la giornata di domani, mercoledì. Vedete i colori gialli su quasi tutte le Alpi, stanno ad indicare il pericolo appunto marcato, quindi grado 3. Su una scala che va da 1 a 5, quindi raccomandiamo come sempre prudenza e portare con sé gli strumenti indispensabili per la sicurezza per gli sci alpinisti, quindi arva, sonda e pala.
Spostiamo l'attenzione sullo Ionio, sull'Alto Ionio, perché lì è guerra aperta tra le associazioni ambientaliste e il colosso petrolifero della Shell. Perché le associazioni ambientaliste di petrolio non ne vogliono proprio sentir parlare, invece la Shell ha delle vere e proprie ambizioni. La multinazionale sonderà dal gennaio 2013 i fondali marini ionici alla ricerca di petrolio e sono proprio in tanti a non poterne più. Chilometri e chilometri di costa incontaminata che rischiano di essere deturpate irreparabilmente. Questo è il messaggio degli ambientalisti. Ieri gli attivisti hanno manifestato a Policoro contro le nuove possibili trivellazioni nello Ionio. La manifestazione, che ha coinvolto buona parte delle realtà pugliesi, lucane e calabresi che affacciano sullo Ionio, si parla circa di 50 comuni di 6 province e 3 regioni, è stata organizzata con il sostegno della FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, ma anche di associazioni come Greenpeace, Legambiente, WWF, Federparchi, che sono sempre in prima linea in queste lotte. Però non sono mancate neanche la Coldiretti, la Confagricoltura, perché sono tutte preoccupate del fatto che ci possa essere una contaminazione ambientale in una zona che sia dal punto di vista della cultura e quindi anche del passato, dei reperti storici, ma anche dal punto di vista del terreno e quindi dell'agricoltura, è davvero molto ricca. Trovate tutti gli approfondimenti sul nostro sito clasmete.com, perché seguiremo da vicino questa vicenda. Continuiamo a parlare di ambiente, questa volta però ci sono buone notizie. Lo abbiamo detto la settimana scorsa, dopo la COP18, che è la conferenza delle parti che si tiene ogni anno, in cui intervengono più di 190 paesi internazionali riguardo ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, non si erano raggiunti molti risultati. E invece l'UNEP è riuscito a coalizzare ben 50 paesi, tutti contro il cambiamento climatico, un impegno davvero importante. Guardate il servizio. L'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, è arrivato a ricevere l'adesione di quasi 50 paesi sparsi per tutto il globo. L'organizzazione ONU opera ormai dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore invece della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Ultimi paesi ad aggregarsi sono stati Cile, Repubblica Dominicana, Etiopia, Maldive, Olanda e Repubblica di Corea. Obiettivo della coalizione, che ha sede a Nairobi, è la riduzione delle emissioni inquinanti di metano e alcuni pericolosi gas fluorati, sostanze responsabili di 2,5 milioni di morti premature, oltre al notevole contributo in termini di riscaldamento globale. Con azioni rapide ed efficaci è stato stimato infatti un freno all'innalzamento termico planetario di circa 0,5 grado centigrado entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo sono già state messe in atto alcune importanti iniziative che coinvolgono alcune fra le più grandi città del mondo, come Rio de Janeiro e New York, sotto accusa le emissioni di metano e sostanze nocive dall'incenerimento dei rifiuti. La continua adesione e il coro di assensi per obiettivi sul breve termine potrebbero significare un passo rapido in avanti verso il salvataggio del nostro pianeta, ribadito nelle intenzioni durante l'ultima COP18, ma ancora lontano dall'essere concordato e soprattutto dall'essere messo in atto. Cambiamo argomento, ritorniamo a parlare di Maya. Sapete che Prometeo questa settimana è impegnato a conoscere sempre di più questa civiltà dal punto di vista storico, archeologico e anche scientifico, soprattutto per sconfiggere la paura contro una profezia che era del tutto religiosa e poi di moltissimi anni fa. Intanto però continua a dilagare questa paura un po' in tutto il pianeta. Guardate un po' quel che è successo ad Hong Kong in Cina. Guardiamo che cosa si sono organizzati esattamente in un ristorante Acqua Restaurant Group. C'è il menù da fine del mondo: 6 ultime portate di cucina internazionale, 211 euro a persona, e il conto è da saldare solo nel caso in cui il mondo non finisca. Invece, nel caso in cui ovviamente ci sarà la fine del mondo, nessuno dovrà pagare il conto. Questo sembra ovviamente scontato, però è uno dei vari trucchi che si sono inventati per guadagnare soldi. E poi non solo, ci sono altri generi di reazioni. C'è gente che ha molta paura, e pensate che in Cina si sono inventati un vero e proprio bunker. Lo possiamo vedere dalle immagini, perché è incredibile, un'invenzione davvero incredibile. È una sfera e questa sfera all'interno è completamente arredata. Ci sono sedie, ci sono divani con le cinture di sicurezza, ci sono i comfort, quelli energetici per poter anche cucinare, e questa sfera è completamente isolata dal resto ovviamente dell'esterno, quindi qualsiasi cosa accade fuori, chi è dentro si troverà al sicuro. E questi bunker
pensate che vengono anche venduti, più di centinaia di questi pezzi sono stati venduti, così come i kit di sopravvivenza che soprattutto in Siberia hanno avuto un boom di 60.000 vendite. E non solo, c'è chi invece ha deciso di andare negli unici due posti secondo cui la profezia Maya non verranno toccati, quindi gli unici due paesi, piccolissimi paesi che si salveranno dalla fine del mondo. E c'è stato anche un boom di vendite dei biglietti degli aerei. Secondo Skyscanner, che è un motore di ricerca che si occupa della vendita di questi biglietti, c'è stato un incremento di vendite del più 42% dei voli verso Bucarest, che è un piccolo paese che si trova sui Pirenei in Francia, e mentre un più 30% per i voli per Sirince, che è un paesino di 400 abitanti che si trova in Turchia. Di questo parleremo soprattutto nella puntata di domani, perché avremo con noi ospite uno psicologo sociale che studia proprio come la gente generalmente reagisce a questo genere di profezie e di paure. Intanto adesso continuiamo a parlare invece di meteorologia, soprattutto perché in Europa la situazione è piuttosto difficile. In Ucraina ci sono state delle vere e proprie tempeste di neve, delle immagini straordinarie, guardiamole insieme al nostro meteorologo Davide Dalla Libera. A te, Davide. Eh sì, proprio così, quel bunker che hai appena fatto vedere sarebbe servito per diverse persone, diversi abitanti dell'Ucraina, che è stata colpita da un'autentica bufera di neve tra la giornata di domenica e lunedì. Lo vediamo subito dalle immagini, che ha provocato molti disagi, chilometri e chilometri di code, guardate, molti tir incolonnati sotto appunto questa autentica bufera di neve con temperature gelide fino oltre i 15 gradi al di sotto dello zero. Numerosi sono stati i blackout elettrici. La situazione sta lentamente migliorando per quanto riguarda la nevicata, che è cessata proprio nelle ore, nella prima parte della giornata di oggi, ma il freddo continua a rimanere molto molto intenso su tutta l'Europa orientale, con temperature minime che questa mattina, guardate, hanno raggiunto i 17-18 gradi al di sotto dello zero su tutta l'Europa orientale, cosa opposta invece sull'Europa occidentale, dove il respiro dell'Atlantico molto più mite ha fatto salire le temperature fino oltre i 15-16 gradi invece al di sopra dello zero. E la situazione in Europa rimarrà tale anche nei prossimi giorni, guardate le temperature previste domani ancora al di sotto dello zero fino a 16-17, ma localmente potremo raggiungere i 20 gradi al di sotto dello zero. Sull'Europa orientale, l'Europa centrale con temperature vicine allo zero, 13-14 gradi al di sopra dello zero. Sull'Europa occidentale la tendenza anche per giovedì vede la situazione bloccata, c'è l'alta pressione di origine russa, quella che apporta proprio il gelo, il freddo molto intenso nei bassi strati, sulle pianure dell'Europa orientale invece ben più mite. L'Europa occidentale, la nostra penisola, si ritroverà invece ai margini di queste due zone di alta e bassa pressione. Grazie come sempre ai nostri Meteo Warriors. Numerose sono le segnalazioni che ci arrivano, soprattutto in caso di maltempo in Italia e anche nel mondo. Io vi invito tutti quanti a mandarci foto e video che registrate, proprio come ha fatto Alessandro Castagna, che ci ha mandato una foto scattata in Lombardia. Guardate che meraviglia, Caravaggio e Lombardia, ci sono stati circa in quel paese 20 centimetri di neve accumulata. Mi raccomando, aspettiamo il vostro materiale, molto semplice: scattate foto, registrate video, poi andate sulla home page del nostro sito internet classmeteo.com, lì c'è l'apposita rubrica, si chiama Meteo Warriors, bastano pochissimi dati personali per registrarsi, poi una volta che vi siete registrati, ecco, rimarrete ovviamente all'interno della nostra community, qua c'è il materiale che noi riceviamo da voi e poi il più bello lo faremo vedere proprio qui in diretta TV a Prometeo. E poi seguiteci sui social network, sia su Twitter, anche su Facebook, eccola qua. Questa è la nostra pagina personale, si chiama Class Meteo, basta schiacciare i like, mi piace e avrete sempre le previsioni del tempo aggiornate proprio da noi della redazione di Class Meteo. In questo modo potrete interagire direttamente con noi, anche se avete bisogno di qualche informazione in più. E poi ci sono i link agli articoli di approfondimento. Poi c'è la pagina Prometeo, anche qui mi raccomando, schiacciate mi piace, seguirete il backstage della trasmissione e potrete interagire con noi, magari ci date anche qualche consiglio, qualche argomento che vorreste trattare insieme a noi. Adesso ci aspetta qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, dopo parliamo dei Maya, ci sono gli approfondimenti, a fra poco.
dice il codice Dresda? È uno dei pochissimi scritti in lingua maya ancora esistenti. Proviamo a scoprirlo insieme. Tra poco con Prometeo l'archeologo Antonio Aimi.